come ogni buon programma, c'è sempre un conduttore che non arriva mai puntuale e il co-conduttore, che è il più sfigato dei due, deve stare qua al freddo ad aspettarlo. Adesso vediamo se arriva, magari. Sei minuti in ritardo. È quello che si alza alle 7:30 della mattina, poi c'è questo che arriva col macchinone, sto sfigato. Vediamo se è lui. Ah sì, è arrivato, è arrivato. Buongiorno, Sì, buonanotte. tutto bene? Io sì, tu? Io abbastanza, grazie. Buon, ciao. Ciao, buon Natale! Ciao. Adige, we are coming. Il ragazzo con lo zainetto. Oggi Che vado. cazzo c'è dentro? Il panettone? Oggi. Si sono allungate le gambe però. Di nuovo? No, no, allungate stavolta. Appunto, la settimana scorsa mi hai detto che erano accorciate. Ragazzo che non ha testa, per quello non ha neanche gambe. Entrare, fatemi uscire. Quando si schiaccia, da lì in poi dovresti iniziare a parlare. Ah, Però. Se non quindi. hai niente da dire, non dire niente, Allora che fai sto in bella silenzio, figura. guarda, sto in silenzio e scrivo. Penultima puntata. Sì. In alto i calici è il titolo. Sì, ancora ci scrivi il Ancora? Beh, titolo? io Perché sempre, io scrivo non tutto dall'inizio alla vorresti mai fine. sbagliare il titolo del programma, Metti intanto che me lo dici? cambio, che dico un'altra cosa, non mi piacerebbe la cosa. Ah, ci si parla di Tema? frastuono in famiglia. Ah, perché siamo entrati nel mese di Si va di dicembre. Tremini? Oh, che bello, le feste quindi. Sì, è l'incubo degli Feste. italiani. Sì, come fare a Dovrei vedere. saltarle? Abbastanza in generale. Guarda come sono socializing. Il Dobbiamo fare il selfie quando arriva anche Paolo? selfone, aspettiamo Paolone. Lo chiedi al papà, è la prima domanda, probabilmente Meglio che quello faremo. che poi. Quello che è andato, ha scritto. Era passato prima in cantina, no? E si è sbagliato Eccoci! a trascrivere. Ecco. Eccoci! Vedo che ha dito dalle scale, poveri. Qui si va. Ognuno c'ha la sua cuffia e ognuno il microfono. Bene. Scattano già i selfoni. No, fai la faccia normale. Sembra l'intro di una canzone di un programma porno. Sono matti questi produttori trentini. Non mi hanno sentito. Beh, sì, non potevamo non farlo con una grande famiglia del vino trentino, che è la famiglia Endricci. Buongiorno. Buongiorno. Un tot di anni che questo signore se la sente fare, probabilmente. Perché mio bisnonno, il trisnonno di Daniele, scese da Don in Val di Non a metà 800, decise di fermarsi in quel di San Michele e lì fece grande carriera, mentre suo cugino di nome Celestino Endrici arrivò fino al seminario e, come sappiamo, divenne un grande vescovo, l'ultimo principe vescovo del Trentino. Gli hanno dedicato una strada e anche il collegio arcivescovile. I nostri avi sono riusciti a fondare una cantina che comunque ai tempi di Francesco Giuseppe era la più importante del Trentino. Qui noi vinificavamo per ben 900 contadini. Perché Endrizzi? Perché in quel periodo tutti parlavano dialetto e non era il vino degli Endrici, ma il vin degli Endrizzi. Endrizzi, in fondo, è un'interpretazione dialettale dell'antico cognome Endrici che viene da Enrico. Era De Enrici all'inizio, nel 1500. Ma voi avete preso anche un po' di santità dal trisnonno o qualcosa? No, no, la santità pervade tutta la famiglia, per cui ecco, ci comportiamo bene nel mondo, ma soprattutto in cantina. Ma sei partito con una canzone veramente ignorante, come lo siamo noi. Bene, possiamo andare a casa? Ti danno sberlone l'orso, vedi come ti fa passare il raffreddore. Se possibile, Date da bere agli vedo assetati, che ce n'hai siccome. già di tua. Ma... Guarda, vedi. Devo anche versare. Ma tu sei, scusami, Faccio io, dai. di solito lo fai Fai tu tu. a riversarmi il Lo vino. so, però adesso non posso fare tre robe contemporaneamente. Già devo sopportarti. Vai, vai. Ma guarda che sto facendo il video, cosa credevi? E io l'ho Viva! fregato. Cazzo canzone è? Questa è famosissima, eh? Andare dal Deino.
No, al Degno, all'Alghero. Alla mostra dei Merlot. Ottima idea. Quindi, Teroldego, spumante? No. Non so che idea hai tu di Teroldego, io ce l'ho un po' diversa comunque. Voi che avete, siete produttori da 5 generazioni di Teroldego. Forse... Vabbè, io ero piccino, quindi forse papà la spiega meglio come è nata l'idea. Allora, nel 1800 sì. E passa, Paolo. Cosa... Primo frigo. Come lo facevate il Teroldego? No, io a volte ripeto così una frase, dicendo che chi ha delle radici profonde, noi insomma 130 anni... sono fonde abbastanza, può anche permettersi di volare. Per cui ora Masetto è diventato un po' il nome della fucina delle nostre idee. Cioè i vini più innovativi, più particolari, più curati, più importanti, chiamano Masetto, prescindendo dal luogo d'origine. Possono venire anche da altri vigneti vicini al Masetto, ma non specificamente da quel vigneto là. La nostra creatività è nel Masetto, sotto il marchio Indrizzi abbiamo soprattutto la tradizione classica, tutti i vitigni diffusi nel Trentino che vanno dal Müller-Thurgau al Gewürztraminer, alla Grain, al Cabernet. Tu ti sei ipnotizzato, eh? Sai che quando parlano i produttori noi dobbiamo solo star zitti. Ah, no. Prendiamo dentro anche il cenone di Capodanno, no? Visto che si parla di feste, di pranzi e di cene, e ti infilo un bel cotechino. Mio Dio! Cosa dici? Ti va bene? Allora abbiamo... Paolo, dai, fai. Ha ancora altri 130 anni davanti. Tecchino con le lenticchie, quindi un Trento d'Oc, quindi uno spumante, riserva, perché è una grande, diciamo, masochistica attesa. Esatto, torniamo al discorso di prima. nel suo affinamento per lungo tempo, privé perché chiaramente era un vino che i furbacchioni loro si facevano, si bevevano, non ce lo facevano mai assaggiare. Con 84 mesi sui lieviti, quindi... Bisogna aver pazienza. No, tu dove eri 84 mesi fa? Non c'avevi neanche la barba tu. Neanche io l'avevo la barba allora. Ecco, ne fate poche bottiglie, 1500? 1500 bottiglie, sì. Allora, fa conto che già ne abbiamo bevute 5-6 noi. Praticamente. Se fai un po' i conti... Fame, non mi puoi pagare queste cose prima di pranzo? Cioè, 9 settimane che aspettiamo che ci invitano a pranzo, ma ancora non è stato l'invito. Okay. Televisione? Ah, sì, ecco, oggi pomeriggio, perché noi non siamo solo in radio, siamo anche in televisione. Indrizzi is everywhere. Cui... Cristina l'abbiamo nominata. No, perché se arrivate a casa dopo vi prende ammazzate. Slogan è quello della settimana scorsa, ciao, grazie, arrivederci. Eh sì, è quello nuovo. Figa, abbiamo spaccato anche oggi. C'è un ragazzo soddisfatto. Un ragazzo fortunato come... Là ancora c'è il produttore che non riesce ad andare via perché si è divertito troppo. La prossima scopriremo chi è il vero Gianni Pirla della trasmissione. Tu stai ridendo della mia... No. Un'altra puntata se n'è andata. Gli amici se ne vanno, la musica è finita. Gli amici non ci sono mai stati, più che altro, ma... Però ricordo due amici. A destra, capra. Due amici, una due amici, passione. La figa. Quella comune a tutti, sai, di solito. Non dire parolacce. Non dire... No. Noi siamo politically correct. Io no. Vabbè, tanto questo non andrà in onda. Ma siamo bravi a raccoglierlo. Dunque, io pubblicherò solo questo video qua. Il dopo fine trasmissione, dove dopo festival. In trasmissione siamo tutti amici e finita dopo... la trasmissione ci prendiamo la coltellata. Voglio addosso a questo, visto che siamo a Natale. Non ci fa passare. È quasi Natale. Boh, vado a lavorare. Dov'è che ti lascio? Lasciami qua come mignotte, al semaforo. Disagiato. Ah, devo passare verde. Ciao.